Automobilisti indisciplinati, positivi all'alcol test, senza cinture di sicurezza, con il telefono in mano e anche con l'auto carica di capi d'abbigliamento contraffatti. Polizia stradale del Comando Provinciale di Brescia al lavoro anche questa settimana sulle strade della provincia. I militari del distaccamento di Chiari a Rovato hanno intercettato un'auto carica di capi con griff false su una Opel Astra che ha attirato subito l'attenzione degli agenti in servizio lungo la provinciale 62 all'altezza dell'intersezione con la A35, una gran quantità di scatoloni che spuntavano dal portabagagli. All'alto della pattuglia l'uomo alla guida, un 45enne di origini senegalesi residente a Nave, ha mostrato subito segni di agitazione. Infatti gli scatoloni in auto erano pieni di capi d'abbigliamento di note griff di moda. Ad un'osservazione superficiale potevano sembrare originali, ma sottoposti ad un esame più attento sono risultati falsi. Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato, la merce sequestrata. Ora sono in corso indagini per risalire ai canali di approvvigionamento. Durante i controlli dell'ultima settimana, intanto, la polizia stradale ha contestato anche 630 infrazioni al codice della strada, 21 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 24 per l'uso del telefono cellulare alla guida, 19 le patenti ritirate, 8 per guida in stato di ebbrezza, 721 i punti decurtati, 17 gli incidenti rilevati, nessuno mortale.